comunque sciacallare le terre, decise di creare dei forzieri da quelle stesse catene, forzieri che si potevano aprire solamente utilizzando delle chiavi speciali, le chiavi degli scheletri. Ma questa, come si suol dire, è un'altra storia. Partiamo subito col dire una cosa, tutti i forzieri non apribili in Sea of Thieves sono maledetti. Esatto, non solo quelli con poteri magici, anche i forzieri scrausi che nessuno si incula. Ma come mai i forzieri nel mare dei ladri sono maledetti? Si narra che Ramsay, una volta attraversato lo Shroud, abbia iniziato a saccheggiare le isole. Così facendo, scoprì che tutto l'oro finora accumulato portava con sé una terribile maledizione. Esso, infatti, se stava a lungo contatto con un essere vivente, lentamente, ma inesorabilmente, lo trasformava in oro. Decise quindi di chiudere l'oro nei forzieri, in modo che solo lui potesse aprirli, per proteggere tutti gli altri. Questo fu rivoluzionario per la pirateria, in quanto la trasformò in una sorta di mercato. Ma questo non spiega come mai siano maledetti e inapribili. Il motivo per cui i forzieri possono solo essere aperti da Ramsay è che i forzieri sono costruiti con un metallo dalle proprietà mistiche, che non si corrode e non si rompe. Questo metallo fu trovato dal Lord dei Pirati quasi per caso. Esplorando il mare dei ladri, scoprì una gigantesca creatura incantata, risalente all'era degli antichi. Ramsay, vedendo che quelle catene riuscirono ad imprigionare questo mostro gigantesco, capì subito che il metallo dal quale furono forgiate poteva fare al caso suo. Come mai alcuni forzieri sono magici e altri no? Alcuni forzieri, i cosiddetti forzieri leggendari, racchiudono in sé le anime di coloro che sono morti cercando di trasportarli a destinazione. Un esempio valido è il forziere della rabbia. Da quando Flameheart è tornato, il mare dei ladri si è trasformato dal paradiso che conoscevamo in un posto più decisamente caratterizzato da battaglie e scontri. Il forziere, assimilando le anime di pirati morti durante un momento di forte rabbia, si è tramutato, trasformandosi in un forziere maledetto carico di rabbia e potere distruttivo. Ma se Ramsay è l'unico a poterli aprire, come mai noi diamo ai forzieri i cacciatori d'oro? La verità che si cela dietro a questa domanda è che il signore dei pirati è stato tradito da un membro della sua stessa ciurma, Rathbone, a cui non piacque l'idea dei forzieri, rubò le chiavi e ne fece delle copie. La sua ricchezza attrasse una moltitudine di pirati, nacquero così i Gold Order. Rathbone nascose tutta la sua ricchezza a Tribute Peak, ma lentamente perse la ragione dopo aver contratto la maledizione degli scheletri. Fu così che sorse uno dei più acerrimi nemici di Ramsay, il Gold Order.